Carissime matitine, buongiorno. Finalmente posso testimoniare un incontro con Ironie Spuldaro di persona. Erano anni infatti che avrei voluto parteciparvi senza possibilità di farlo fino a ieri. Tante voci, tanti sentiti dire sul web che a me non piacciono e non mi appartengono. Chi mi segue da tempo può infatti confermare che quando mi chiedono pareri in privato su un veggente, un carismatico, se non ho una personale esperienza, io non mi pronuncio. E comunque anche questa rimane la mia personale opinione e la mia personale esperienza, che può discostarsi da quella di altri. Prima di condividere con voi i momenti più importanti dell'incontro vissuto a Lignano, organizzato dal gruppo carismatico Gesù Fonte d'Acquaviva di Udine, desidero dire solo due parole che potranno aiutare a comprendere che a volte chi si diverte a sparlare, a gettare fango sulle persone, lavora per il demonio e non porta nessun beneficio alla Chiesa, anzi le usa a danno. Posso testimoniare con la mia esperienza di ieri di aver vissuto una giornata meravigliosa in preghiera, in ringraziamento. Abbiamo adorato Gesù Eucaristico guidati dal grande cuore di Padre Alberto Burato. Abbiamo ascoltato gli insegnamenti del preparatissimo e simpaticissimo Ironie, insegnamenti che ci hanno accompagnato a comprendere meglio la parola di Dio attraverso degli aneddoti molto importanti che ci hanno fatto scoprire cose sconvolgenti su come operano i nemici. E che non conoscevo sinceramente, che vi invito ad ascoltare con molta attenzione quando posterò appunto il video. Abbiamo concluso la giornata con l'Altezza delle Altezze, la Santa Messa celebrata dal cancelliere dell'Arcivescovo di Udine. Nell'ultima postilla mi permetto di fare, perché sono stata particolarmente toccata in spirito. Voglio leggervi la parola di Dio. Infatti, a mezzogiorno, durante l'adorazione eucaristica, ci è stata letta la parola profetica che il Signore aveva donato al gruppo partecipante fin dal mattino, aperta per noi dal gruppo organizzatore. E ve la voglio leggere per farvi godere poi alcuni momenti vissuti ieri che sono riuscita a registrare un po' per video, un po' per registratore. Lì metterò l'immagine fissa, portate pazienza, ma avevo bisogno proprio di immergermi nella preghiera, non riuscivo a fare tutto il video. La parola è questa, dal libro di Ezechiele, capitolo 21, versetti 3 e 4. Dirai alla selva del mezzogiorno: ascolta la parola del Signore. Dice il Signore Dio: ecco, io accenderò in te un fuoco che divorerà in te ogni albero verde e secco. La fiamma ardente non si spegnerà e tutto ciò che si vede sarà bruciato dal mezzogiorno al settentrione. Ogni vivente vedrà che io, il Signore, l'ho accesa e non si spegnerà. Non essere increduli, ma credete. Di a te stesso questa parola del Signore: tutto posso in colui che mi dà la forza. Il Signore dice tutto. Il Signore dice tutto. Non essere incredulo, non lasciarti abitare dal dubbio in questo momento. Ripeti a te stesso questa parola che ti guarisce. Non pensare a questo momento al problema che ti sovrasta, consegnalo a Gesù fin da questo momento e ripeti: tutto, tutto posso in colui che mi dà la forza. Noi ti riconosciamo come nostra madre. Noi ti riconosciamo come nostra madre. Tutta santa. Tutta santa. Tutta bella. Tutta bella. Piena di grazia. Piena di grazia. Madre di Gesù. Madre di Gesù. Madre nostra. Madre nostra. Madre di misericordia. Madre di misericordia. Grazie per la tua fedeltà. Grazie per la tua fedeltà. Dalla nascita alla morte. Dalla nascita alla morte. O meglio, il tuo passaggio in cielo. Il tuo passaggio in cielo. Grazie Maria.
che sei stata fedele sotto la croce. Che sei stata fedele sotto la croce. E hai partecipato ai dolori di Cristo. E hai partecipato ai dolori di Cristo. Per amore nostro. Per amore nostro. E sotto quella croce e sotto quei dolori. E sotto quella croce e sotto quei dolori. Sei diventata nostra madre. Sei diventata nostra madre. Noi ti riconosciamo, madre. Noi ti riconosciamo, madre. E ci gettiamo sotto il tuo manto. Ci gettiamo sotto il tuo manto. Come tuoi figli. Come tuoi figli. E quest'oggi. E quest'oggi. Vogliamo affidare e consacrare. Vogliamo affidare e consacrare. Interamente a te. Interamente a te. Noi stessi. Noi stessi. I nostri cari, i nostri cari, i nostri gruppi, i nostri gruppi, questa giornata, questa giornata, questa sala dove preghiamo, questa sala dove preghiamo, e ogni minimo dettaglio, e ogni minimo dettaglio, il canto, l'organizzazione, l'organizzazione, la preghiera, tutte le necessità, tutte le necessità. Tutto consacriamo a te. Tutto consacriamo a te. Perché tu che fai ogni cosa bene. Perché tu che fai ogni cosa bene. Guidi ogni cosa. Guidi ogni cosa. Stendi il tuo manto sopra questo luogo. Stendi il tuo manto sopra questo luogo. E ottieni ogni grazia dal cielo. E ottieni ogni grazia dal cielo. E con il tuo santo calcagno. Con il tuo santo calcagno. Schiaccia ogni presenza. Schiaccia ogni presenza. E ogni insidia del maligno. E ogni insidia del maligno. Grazie Maria. Grazie Maria. Assieme a te. Assieme a te. Presentiamo al Padre. Presentiamo al Padre. Ogni nostra preghiera. Ogni nostra preghiera. Per Cristo nostro Signore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Qualunque azione del nemico si disfaccia ora. Si disfi adesso. E che noi siamo totalmente liberati. E che noi possiamo essere tutti quanti completamente liberati. Chi acredita nisso? Chi di voi crede in questo? Grazie a Dio. Grazie a Dio. Perché chi non crede? Perché chi non crede? Porta la mano. Può uscire. Non perda seu tempo di estar aqui. Não perca o tempo de ser aqui. Se você não tem fé, se tu não tens fé, esse não é teu lugar. Questo non è tuo luogo. Se você não está doente, se tu não sei malato, este não é teu lugar. Non è tuo luogo. Se você não é pecador, se tu não sei pecatore, este não é seu lugar. Questo non è il tuo posto. Se você não está leproso, se tu não sei leproso, este não é seu lugar. Questo non è il tuo luogo. Se você não está morto como Lázaro, se tu não sei morto como Lázaro, este não é seu lugar. Questo non è il tuo luogo. Hoje aqui é Betânia. Hoje aqui é Betânia. E Deus veio para nos ressuscitar. Dio è venuto per farci risorgere. E nós não sairemos desse sepulcro. E noi non usciremo da questo sepolcro. Sem a vida nova. Senza una vita nuova. Deus nos darà vida nova hoje. Dio ci darà una vita nuova oggi. Vocês acreditam que os satanistas? Voi credete che ci sono i satanisti? Eles acreditam em Satanás. E loro credono in Satana. No ano da beatificação de João Paulo II. L'anno della beatificazione di Giovanni Paolo II. Eu estava na Inglaterra. Ero in Inghilterra. E da Inglaterra eu ia para Lugano, na Suíça. E da lì sarei andato nella Svizzera. Foi uma semana cheia de muitas emoções. Era una settimana dove erano accadute tante cose. O mundo veio para Roma na canonização de João Paulo II. Beatificação. Il mondo, tanti, diverse parti del mondo stavano andando a Roma per la canonizzazione di Giovanni Paolo II. No sábado, antes da canonização. Il sabato precedente, prima della canonizzazione. Era o casamento do príncipe da Inglaterra. C'era il matrimonio del principe d'Inghilterra. Io stavo là. Io ero là, non nel matrimonio, ero in Inghilterra. Sì, dove ero invitato dal principe. No? Io non fui tomar chá con la rainha. Pode falar isso, io non fui tomar chá con la rainha. No, lui non è andato a fare la foto con la regina. No,
e stava pregando. E lui era andato lì per predicare, per un incontro. Allora Terra stava temendo un atto terrorista. E l'Inghilterra aveva paura di un atto terroristico. Tutte le autorità di questo mondo tutto fuori prova. Perché tutte le autorità del mondo erano là per il matrimonio. L'Europa stava temendo un atto terrorista. L'Europa aveva paura di avere un attentato. Perché il mondo veio para Roma. Perché il mondo stava arrivando a Roma. A Italia non aveva lugar per ninguém, stava piena. L'Italia era piena, non c'era posto più per nessuno. Per causa da beatificazione di Giovanni Paolo. Causa della canonizzazione di Giovanni Paolo II. E la seconda pela manhã. E lunedì la mattina quando io imbarcava para Milano e poi para quando stavo quando ho preso l'aereo per andare a Milano e poi dopo in Svizzera quando sono arrivato all'aeroporto todas as telas dell'aeroporto tutti gli schermi dell'aeroporto Stati Uniti sbattò Bin Laden annunciavano che Stati Uniti aveva ucciso Bin Laden e io pensei allora io ho detto adesso che cosa succederà se un terrorista derruba un avion senza motivo se un terrorista butta giù un aereo senza un motivo e mata un monte di gente e uccide tanta gente immagina ora che mataranno il leader adesso succederà visto che hanno ucciso il loro leader che sono tutti gli aeroporti e sono, hanno chiuso tutti gli aeroporti il mio volo era alle 7 del mattino il mio volo era alle 7 del mattino e fui salito a mezzogiorno e sono uscito a mezzogiorno e fui per l'aeroporto e precisavo viaggiare io non c'avevo che fare allora io dovevo viaggiare non cosa fare? Io non parlo nessuna parola in inglese. E io non so parlare nessuna parola in inglese. Non capisco niente. Non capisco nulla. Come si fa? È negato per l'inglese. Peguei il mio kit anti-satanás. Allora ho preso il mio kit anti-satana. La Bibbia. La Bibbia. Il rosario. Il rosario. Il crocifisso. La croce. Acqua benta, l'acqua benedetta, sale esorcizzato, il sale esorcizzato, e fiquei pregando, e ho cominciato a pregare. Io stavo con molto bene, e avevo paura. Quando annunciò il mio volo, e quando hanno annunciato che il mio volo sarebbe partito, i tanchi di guerra stavano all'aeroporto di Londra. C'erano le macchine dell'esercito che stavano a Londra. Io pensei, come deve andare un volo desse jeito? Allora io dicevo, ma come sarà che partirà l'aereo? Io imbarchei. Allora mi sono imbarcato. C'erano quattro persone nel volo. C'erano quattro persone nel volo. E otto commissari. E c'erano otto del personale. No? E due piloti. E due pilota. Io ero uno dei quattro. Io era uno dei quattro passeggeri. Io stavo con molto vento. E avevo paura. E dopo falei, io voglio gesuare. Allora mi sono proposto di fare il digiuno. Perché io non voglio che questo avion cada. Perché dicevo, non voglio che questo aereo cada. Io preciso se nono prima. Preciso? Se nono. Ah, devo prima diventare nonno. Non può cadere questo aereo. Non può cadere questo aereo. E dove entri in aereo? Allora sono entrato nell'aereo. E il commissario, quattro poltrone. E c'erano quattro posti a sedere. Io a janela. E io stavo vicino alla finestra. Un signore al mio lato. Un altro signore a fianco a me. Mais un signore. C'era un altro. E mais outro. E ancora un altro. Os três conversavam em inglês. Tutti e tre parlavano inglese. Io. Charal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 
aspettate. E uno in teologia è... Io non capivo nulla di quello che parlavano. E neanche loro mi capivano. Allora è venuta la hostess per servire io stavo digiunando. No, ho detto no. E il ricordo? Anche quello che era a fianco a lei ha detto no. Questi due no. E gli altri due invece hanno preso. E ho fatto il qua. Allora io ho detto a me stesso, no, anche lui ha paura come me. E lui dice no! Lui vuole diventare nonno come me. No! Voglio avere il suo
Hai, dopo l'era mostra venuta nuovamente. Allora è venuta nuovamente la ospite. Qui stava il mio kit anti-satana. E qui c'era il mio kit anti-satana. Sharala, varala, io prego. Sharala, il grosso coppo di acqua. Allora lui ha portato un bicchiere d'acqua. Io. Ah, no, giorno totale. No. E anche quello a fianco? No. Ecco le bandeja. Allora la ospite ha portato via esse il vassoio. E che sta al mio lato, poi a mano il mio braccio. Allora questo che stava accanto a me mi ha messo la sua mano sul mio braccio. E mi ha detto, tu sei cattolico? E mi ha chiesto, tu sei cattolico? Tu stai digiunando? Tu stai digiunando? No, sì, io sono cattolico. Io, sì, sono cattolico, perché dopo molto me. Perché ho paura di tutto il mio ha cominciato a raccontargli tutto quello che aveva paura, che stava andando a Milano, eccetera. Io gli sono preguntato se era cattolico e gli hanno chiesto solo se ero cattolico. Una persona che sta con me parla tanto, tanto. È una persona che ha paura, si mette a parlare, parlare, parlare. E non ascolta. E non ascolta l'altro. E io ero così. Ah, quando terminai di parlare. E quando ho finito di parlare. Respirai. Ho respirato. Ho lei. L'ho guardato. E pregunté. Tutto bene? È cattolico. E gli ho detto, anche tu sei cattolico? Você também está com medo? Anche tu hai paura? Você está jejuando? Anche tu stai digiunando? E molto calmamente. E lui con molta calma. Olhou para mim e falou assim. Mi ha guardato e mi ha detto. Sì, io sto jejuando. Sì, sto digiunando. Io non sto con medo. Ma non ho paura. Io non sono cattolico. Ma non sono cattolico. Io sono satanista. Io sono satanista. Io sto digiunando per Satana dominare il mondo. Io sto digiunando perché Satana domini il mondo. Il demonio era a fianco a me. Io sono andato a fianco. Io non sono sceso dall'aereo. Perché la giannella non apriva. Solo perché il finestrino non si apriva. Ma perché mia cruz? Allora ho preso la mia croce. Sharalabarabara. Sharalabarabara. Questa storia è vera. È tutto verdade. Ma è tutto vero, non si sta inventando. Io non sto inventando niente. Non sta inventando nulla. Os satanistas acreditam que o demônio vai dominar o mundo. I satanisti credono che il demonio dominerà il mondo. E os cristãos não acreditam mais na eternidade. E i cristiani non credono più nell'eternità. Os cristãos não acreditam mais que existe o bem e o mal. I cristiani non credono più che esiste il bene e il male. Que existe a santidade e o pecado. Che esiste la santità e il peccato. E vive de qualquer jeito. E vive in qualsiasi modo. Non si può. Benedizione. Tutti camminare nella mia bênção. Perché tutti coloro che cammineranno nella mia benedizione. Eu os livrarei desses males. Lo libererò da tutti questi mali. E poi, Signore, che precisa fazer? Allora ho chiesto, Signore, che cosa dobbiamo fare? Insegna all'umanità a invocare la mia misericordia. Insegna all'umanità a invocare la mia misericordia. È l'ultima tavola di salvezza. Perché è l'ultima tavola di salvezza per l'umanità. Nós precisamos orar todos os dias com a misericórdia. Orare tutti i giorni la misericordia. Não podemos desistir. Non possiamo desistere. E no final Jesus me disse. E alla fine Gesù mi ha detto. Todos que estiverem comigo na misericórdia. Tutti coloro che si affidano a me nella misericordia saranno con me. Eles passarão por todas essas tribulações. Passeranno tutte queste tribolazioni. E sairão delas mais fortalecidos. Ma usciranno da esse più fortificati. Eles não serão atingidos por essas tribolações. E non saranno colpiti da queste tribolazioni. Mas permanecerão comigo livres de toda ação de perigo. Ma loro saranno liberi da ogni azione di pericolo. Tomem decisão de permanecer allora, com Deus. Dobbiamo prendere la decisione di rimanere con Dio. Põe a mão no seu coração. Metti la tua mano sul tuo petto. Feche os seus olhos. E chiudi i tuoi occhi. Há quanto tempo você está distante de Deus? Da quanto tempo sei distante di Dio? Em quem você tem acreditado? In chi tu credi? O que tem alimentado a tua vida? Que coisa alimenta a tua vida? Você tem
frequentado a igreja? Sei andato in chiesa? Você tem confessado frequentemente? Ti sei confessato frequentemente? Você não falta a missa aos domingos? Non salti la messa la domenica? E quando pode, vai todo dia? E quando riesci, vai tutti i giorni? Você reza o rosário todo dia? Prega il rosario tutti i giorni? Você tem se encontrado com Jesus todos os dias na hora da misericórdia? Tutti i giorni nell'ora della misericordia? Não tem segredo. Non ci sono segreti. Se fazemos essas coisas, se faremo tutte queste cose ordenadamente, em ordem, in maniera ordinata e permanente e continuativamente, nós seremos mais que vencedores. Noi saremo più che vincitori. Paulo nos ensina isso na carta aos Romanos. Paolo ci dice questo nella lettera ai Romani. Deixemos que o Espírito Santo nessa manhã. Lasciamo che lo Spirito Santo questa mattina nos revele a verdade. Ci riveli la verità. Destrói a mentira. Que destrua a menzogna. Que ele traga o bálsamo da cura. E que lui possa portare il balsamo della guarigione. E em nome de Jesus sejamos curados. E nel nome di Gesù possiamo essere guariti. Que ele traga a luz da verdade. Que ele possa portare la luce della verità. Que dissipa as trevas. Que dissipa le tenebre. A mentira. La bugia. A calúnia. La calunnia. Que ele traga a fortaleza. Que lui porti la fortezza. Para destruir as nossas fraquezas. Per distruggere le nostre fragilità. Que ele nos dê as armas potentes do combate. Que lui possa portare le armi potenti del combattimento. São os dons, os carismas. Sono i doni, i carismi. E assim nós possamos lutar. E così possiamo lottare. Sem temer a nenhum mortal. Sem temer nessun mortale. Na certeza que a vitória de Cristo. Ma nella certezza della che la vittoria è di Cristo. É a nossa vitória também. E anche la nostra vittoria. Oi, a cantar a lavanda. Vai soltando a sua voz no Espírito. Oxar a cantar a lavanda. Lasciamo uscire la nostra voce nello Spirito, lasciamo che lo Spirito canti in noi. Dio sta liberando persone dalla schiavitù del fumo. È il tempo del cigarro. Il tempo che tu spendevi nel fumare. Você vai agora ser dedicado à oração. Tu ti dedicherai adesso alla preghiera. Depois do intervalo você vai trazer aqui à frente o maço de cigarro. E dopo l'intervallo tu porterai qua il tuo pacchetto di sigaretta. Deus está libertando você. Perché Dio ti sta liberando. Deus está curando uma pessoa. Dio sta guarendo una persona. Que estava com uma ferida. Che aveva una ferita. No seu intestino. Nel suo intestino. Com sangramento nas fezes. Con sanguinamento nelle feci. Você tomou uma decisão de ser de Deus. Tu hai preso la decisione di essere di Dio. Deus está te curando agora. E Dio ti sta guarendo adesso. Deus liberta muitas pessoas. Dio libera molte persone. Che há anos estavam escravos. E da anni erano schiavi. Do adultério. Dell'adulterio. Da masturbação. Della masturbazione. Da sexualidade. Della sessualità disordinata. Eu vejo a luz do Espírito dissipando as trevas. E io vedo la mano di Dio che sta dissipando le tenebre. Se você ainda não confessou esse pecado. Confesse o pecado e serás livre de toda a fúria de Satanás. Deus está tocando sobre você com uma infecção pulmonar. Deus está tocando te que aí uma infecção em pulmões. Receba a cura agora de todo problema respiratório. Uma pessoa com uma pneumonia crônica. Uma pessoa que aveva pneumonia crônica. Há mais de 15 anos você fica abaixo de antibióticos. Da più di 15 anni tu prendi antibiotici. Deus está curando você. Dio ti sta guarendo adesso. Pessoas com problemas muscolari. Atrofia muscolare. Muscoli atrofizzati. Tendinite. Tendinite. Bursite. Deus está curando você. Receba essa graça. Toda a infecção que estava no seu corpo. Toda a paralisia. Deus está curando você agora. Deus está libertando uma pessoa que tem muito sentimento de vingança no coração. Deus está liberando uma pessoa que aveva molti sentimenti di de vingança. De vendetta nel suo cuore. E você não veio nesse encontro para encontrar Deus. E tu eis e luta com esse encontro para encontrar Deus. Você veio nesse encontro para destruir a graça de Deus. Tu eis e luta com esse encontro, não para encontrar o Senhor, mas para destruir a graça. Me desculpe.
scusami. Você precisa se arrepender. Tu ti devi pentire. Rinunciare a esse demônio que trouxe você. Rinunciare a questo demônio che ti ha portato qua. Deus permitiu que você viesse com uma má intenção. Dio ha permesso che tu venissi nonostante la tua cattiva intenzione. Para te curar. Per guarirti. Renuncia a Satanás. Renuncia a Satanás. A esse demônio de vingança. A questo demônio di vendetta. Tome posse do senhorio de Jesus. E prendi e accogli la signoria di Gesù. Ele cura o teu câncer. Lui guarisce il tuo tumore. Você estava com câncer no estômago. Tu avevi il tumore allo stomaco. A prova que Deus está falando com você. E la prova che Dio sta parlando con te. E que Deus não está te cobrando. E che Dio non ti sta. Mas está te mostrando a verdade que liberta. Ma ti sta mostrando la verità che ti libera. E se você renunciar a esse demônio de vingança. E serás curado do teu câncer. E sarai guarito dal tuo tumore. Muitas pessoas com problemas mentais. Molte persone che avevano problemi mentali. Dores de cabeça. Mal di testa. Aneurisma. Aneurisma. Enxaqueca. Perda de memória. Perdita di memoria. Receba a graça da Deus. Ricevi la guarigione. Sì, continua orando no Espírito. Venhamos no Espírito. Deus cura você que sofria de reumatismo nos ossos. Dio guarisce te che soffri di reumatismo. Pessoas depressivas. Pessoas depresse. Tomadas por demônios de suicídio. E que erano prese dal demônio del suicídio. Deus liberta galera. Mas também liberta aquela pessoa da sua casa. Mas libera anche quella persona della tua casa. Que vivia uma depressão. Processo de arritmia. Avevano una aritmia. Deus cura você. Dio ti guarisce. De todo problema cardíaco. Di ogni problema cardiaco. Uma pessoa que já colocou uma válvula no coração. C'è una persona che aveva già messo una valvola al cuore. E você estava com um problema, precisaria fazer outra cirurgia. E avevi lo stesso problema e avresti dovuto fare un intervento chirurgico. Deus está curando agora. Dio ti sta guarendo adesso. Deus liberta você. De toda tristeza. Dio ti libera adesso di ogni do negativismo. Pela negatividade. Muitos milagres ele vai fazer. Molti miracoli lui compirà. A mão de Deus está sobre nós. La mano di Dio è su di noi. Ele nos abençoa. Lui ci benedice. Ele nos cura. Lui ci guarisce. Ele nos liberta. Lui ci libera. É só acreditar. È soltanto credere. Jesus é o médico dos médicos. Gesù è il medico dei medici. A oração é o remédio dos remédios. Ora agora no Espírito. Prega pelo Espírito. Deixa Deus te curar. E deixa que Deus te curar. Spirito, muovi in te.
santo tu sei, Signore, santo tu sei, Signore, santo tu sei, Signore. Noi ti adoriamo, consigliate pure quelle, ciascuno con le proprie parole. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli, Osanna nell'alto dei cieli, e pace, gloria a Dio nell'alto dei cieli, e pace in terra agli uomini che egli ama. Amen, amen. Tu sei santo, tu sei potente, tu sei degno di ogni lode, di ogni adorazione, oh Signore, perché sei l'agnello incolato. Tu sei degno, tu sei santo, tu sei salvatore. E noi ti adoriamo in tua presenza, ti adoriamo, Signore. Vogliamo la nostra volontà adorarti, ma allo stesso tempo abbiamo bisogno, anche per adorarti, abbiamo bisogno del tuo aiuto e della tua grazia. Insegnaci l'adorazione, Spirito Santo, Spirito. E anche con il canto vogliamo continuare questa adorazione. Se c'è un canto possiamo fare. Grazie Signore Gesù. Non c'è nessuna differenza tra quel Gesù e il Gesù che è qui presente nel pane. L'unica differenza è nel modo in cui si rende visibile, che adesso è nella forma del pane, ma è lo stesso. La fede della Chiesa dice che è presente in questo pane, è presente in corpo, sangue, anima e divinità. È per questo che siamo qui ad adorarlo. Perché è lo stesso Gesù che adorano gli angeli, dicendo lo stesso che adesso noi abbiamo qui. È una cosa immensa. Pensate che il popolo di Israele neanche si avvicinava, neanche tutti potevano avvicinarsi al Tempio. Solo il sommo sacerdote qualche volta, una volta all'anno, entrava nella stanza più santa, il Santo dei Santi. Ma quando entrava, che cosa trovava? Trovava non Dio, provava solo la presenza, cioè un modo in cui, è come se, se fosse il luogo in cui Dio posava lo sguardo, ma quella era solo la presenza. Questo è Gesù vero in corpo, sangue e divinità. Noi abbiamo molto di più di quello che aveva il popolo di Israele, molto di più, ma non sempre abbiamo la stessa riverenza e adorazione. Perciò chiedo, almeno in questo momento iniziale, credo che già quasi tutti lo avete fatto. Ecco, ma io ricordo sempre a tutti, quando c'è Gesù, se non avete proprio dei problemi fisici, ci mettiamo in ginocchio in adorazione. A meno che non abbiate dei problemi proprio fisici che ve lo impediscono. Come si fa a non adorare Cristo? È il Gesù, pensate che al suo solo nome si dovranno genuflettere, si dovranno inginocchiare tutti. Nei cieli, sulla terra, e anche i demoni si inginocchiano. Se si inginocchiano i demoni, come facciamo a essere così duri e arroganti a non inginocchiarci noi? Ecco, almeno all'inizio, poi magari siamo stanchi, ma ce la facciamo e ci possiamo sedere. Ma anche con il corpo adoriamo Cristo qui presente. Santo tu sei, Signore, santo tu sei, Signore, santo tu sei, Signore. Noi ti adoriamo, consigliate pure quelle, ciascuno con le proprie parole. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli, Osanna nell'alto dei cieli, e pace, gloria a Dio nell'alto dei cieli, e pace in terra agli uomini che egli ama. Amen, amen. Tu sei santo, tu sei santo. Tu sei degno di ogni lode, di ogni adorazione, oh Signore, perché sei l'agnello immolato. Tu sei degno, tu sei santo, tu sei salvatore, e noi ti adoriamo, ti adoriamo, Signore. Vogliamo la nostra volontà adorarti, ma allo stesso tempo abbiamo bisogno, anche per adorarti, abbiamo bisogno del tuo aiuto e della tua grazia. Insegnaci l'adorazione.
E allora anche con il canto vogliamo continuare con la luna di sognare, possiamo fare. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore, abbiamo detto che sei qui presente. C'è un episodio che credo ci aiuti nei Vangeli. Quando Gesù era pressato da tutti, cioè tutti lo toccavano, ma una donna, toccando la frangia del suo mantello, è stata guarita. Qual era la differenza? Come mai tutti la toccavano, ma lei è stata guarita? Perché lei aveva fede. La sua fede ha fatto uscire, ha attirato il miracolo. Lei credeva nel suo cuore, se anche toccherò il suo mantello, sarà guarita. Allora noi non vogliamo venire qui per caso, perché se veniamo qui per caso, usciamo come siamo entrati. Vogliamo venire qui attirando il miracolo, quasi strappando i miracoli al Signore con la nostra fede. Signore, lo vogliamo proclamare. Poi tu farai quello che è bene con i tempi che tu sai, quello è un altro discorso. Ma noi vogliamo venire con la stessa fede, lo vogliamo proclamare insieme, lo ripetiamo. Signore Gesù, Signore Gesù, crediamo che sei qui presente. Crediamo che sei qui presente. E vogliamo avere. E vogliamo avere la stessa fede, la stessa fede della donna emorroissa,
che ha strappato il miracolo. Che ha strappato il miracolo. Noi crediamo. Noi crediamo. Che anche solo stando davanti a te. Che anche solo stando davanti a te. Tu puoi guarire. Tu puoi guarire. Tu puoi liberarci. Tu puoi liberarci. Tutto è possibile a te. Tutto è possibile a te. E noi la nostra preghiera. Il nostro desiderio del cuore. Il nostro desiderio del cuore. Lo mettiamo davanti a te. Lo mettiamo davanti a te. Nel tuo cuore. Nel tuo cuore. Se tu vuoi. Se tu vuoi. Puoi guarirci. Puoi guarirci. Se tu vuoi. Se tu vuoi. Puoi liberarci. Puoi liberarci. Se tu vuoi. Se tu vuoi. Se tu vuoi. Puoi farci la grazia. Puoi farci la grazia. Che abbiamo nel cuore. Che abbiamo nel cuore. Le tante grazie. Le tante grazie. E persino. E persino. Per la nostra fede. Per la nostra fede. Tu puoi raggiungere le persone. Tu puoi raggiungere le persone. Che nemmeno sono qui. Che nemmeno sono qui. Come ha detto il centurione. Come ha detto il centurione. Non sono degno. Non sono degno. Che tu entri nella mia casa. Che tu entri nella mia casa. Ma di soltanto una parola, ma di soltanto una parola, e il mio servo sarà guarito. E il mio servo sarà guarito. Di soltanto una parola, di soltanto una parola, dal tuo trono, dal tuo trono, e i nostri figli, e i nostri figli, i nostri nipoti, i nostri nipoti, i nostri cari, i nostri cari, coloro che non sono qui, coloro che non sono qui, saranno raggiunti, saranno raggiunti, toccati. Toccati, liberati, salvati, salvati. Lode a te, Gesù. Lode a te, Gesù. Nulla è impossibile a te. Nulla è impossibile a te. Noi veniamo a te. Noi veniamo a te. Con il secchio della nostra fede. Con il secchio della nostra fede. Con l'anfora della nostra fede. Con l'anfora della nostra fede. Per attingere abbondantemente. Per attingere abbondantemente ai fiumi delle tue grazie. Ai fiumi delle tue grazie. E vogliamo insieme. E vogliamo insieme. Lasciatemi dire senza ripetere. Vogliamo insieme ripetere quello che Gesù ci dice nel Vangelo. Cioè, dove due o tre sono uniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. E dove due o tre si accorderanno per chiedere qualcosa nel mio nome, io la farò. Allora adesso dobbiamo farlo solennemente, chiedere qualcosa nel nome di Gesù. E ci sono alcune cose che sento nel cuore in particolare, di pregare per le famiglie e pregare in modo speciale per i giovani. I giovani sono in tanti modi distratti e allontanati. Non sentono più una fede viva, se ne vanno dalle chiese perché non vedono una comunità viva, questa è la realtà. Se vedessero una comunità gioiosa, luminosa, non se ne andrebbero dalle chiese, se ne vanno perché i cristiani non fanno i cristiani come dicevamo prima. E dirò di più, se ne vanno perché i preti, i frati, le suore, spesso non fanno i preti, i frati, le suore, ma anche i vescovi, non sono coerenti, non sono luminosi esempi tante volte. Non lo diciamo per giudicare, lo diciamo con dolore, con l'amore, con dolore. E perciò dobbiamo pregare per loro, perché siano, tornino sempre ad essere luminosi esempi che attirano. C'è bisogno di questo. Quindi non lo facciamo né con la rabbia, né con il giudizio, semplicemente con l'amore. Vogliamo tornare a vedere Cristo splendere nei suoi ministri nella Chiesa. E perciò lo chiediamo ora insieme. Lo chiediamo insieme. E l'ultima cosa che poi chiederemo è un risveglio, quello che in inglese chiamano revival. Non so se sapete, c'è stato in America, a Asbury, un risveglio. Ha cominciato la gente a venire a pregare in questo servizio, in questa università. È iniziata la preghiera che non è più finita per giorni e giorni, con la coda di miglia, qualche miglia di coda per entrare in questa cappella a pregare, dove c'erano miracoli, si dava al Signore conversione e salvezza. Io credo che ci sia una santa gelosia, possiamo avere una santa gelosia che dice: Signore, se è successo là, perché non anche qua? Perché non anche da noi? Questo chiediamo, Signore, lo chiediamo insieme.
e vi chiedo adesso di continuare a ripetere accordandosi a una sola voce. Padre Santo, Padre Santo, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, qui presente, qui presente, per intercessione di Maria Immacolata, per intercessione di Maria Immacolata, e di tutti i santi, e di tutti i santi, compreso San Francesco, compreso San Francesco, la Beata Elena Guerra, la Beata Elena Guerra, Santa Gemma Galgani, Santa Gemma Galgani, e tutti i santi, e tutti i santi. Per tutto questo, per tutto questo, noi ti preghiamo uniti, noi ti preghiamo uniti, per la potenza del nome di Gesù, per la potenza del nome di Gesù, salva tutte le famiglie, salva tutte le famiglie, guarisci tutti i rapporti incrinati, guarisci tutti i rapporti incrinati, guarisci tutte le ferite, guarisci tutte le ferite che abbiamo ricevuto, che abbiamo ricevuto, o che abbiamo noi procurato, o che abbiamo noi procurato. Guarisci le famiglie, guarisci le famiglie, a tutti i livelli, a tutti i livelli, genitori, figli, genitori, figli, nonni, nipoti, nonni, nipoti, in ogni direzione, in ogni direzione. Guarisci tutte le ferite, guarisci tutte le ferite. Ti affidiamo in modo specialissimo, ti affidiamo in modo specialissimo, con tutto il cuore e tutto l'amore, con tutto il cuore e con tutto l'amore, i nostri giovani, i nostri giovani, i piccoli bambini, i piccoli bambini, difendili, difendili dai tanti mali, dai tanti mali che hanno, che trovano, che trovano, che gli vengono presentati, che gli vengono presentati dalla nostra società degli adulti, dalla nostra società degli adulti. I mali dell'incredulità, i mali dell'incredulità, i mali della mancata testimonianza, i mali della mancata testimonianza, i mali della droga, i mali della droga, delle varie dipendenze, delle varie dipendenze, i mali dei messaggi negativi, i mali dei messaggi negativi, rabbia, rabbia, scontentezza, scontentezza, e tutti i vari, tutto ciò che viene dal maligno, e tutto ciò che viene dal maligno. Noi ti chiediamo, noi ti chiediamo di avere pietà di loro, di avere pietà di loro. Non hanno colpa, non hanno colpa di tutto il male che la società gli propone, di tutto il male che la società gli propone. Difendili, difendili, fortificati, fortificati, fa che ascoltino, fa che ascoltino il messaggio liberante, il messaggio liberante di Cristo, di Cristo, e divengano testimoni, e divengano testimoni, testimoni anche per quella generazione, testimoni anche per quella generazione che non ti ha saputo dare la fede, che non ti ha saputo dare la fede. Perdona noi, perdona noi per le nostre debolezze, per le nostre debolezze, per la mancanza di testimonianza, per la mancanza di testimonianza. Rinnova in noi e in loro, rinnova in noi e in loro una forza di testimonianza, una forza di testimonianza che non viene da noi, che non viene da noi, ma dal tuo spirito, ma dal tuo spirito. Rinnovaci, Signore, rinnovaci, Signore, uno spirito nuovo, uno spirito nuovo, un cuore nuovo, un cuore nuovo, potenza dall'alto, potenza dall'alto. Signore, ti preghiamo, Signore, ti preghiamo per tutti i pastori, per tutti i pastori, il Papa e i Vescovi, il Papa e i Vescovi, i sacerdoti, i sacerdoti, tutti coloro che hanno ruoli, tutti coloro che hanno ruoli di guida e responsabilità, di guida e responsabilità, i frati e le suore, i frati e le suore, i religiosi, i catechisti, i religiosi, i catechisti, tutti costoro in modo speciale, tutti costoro in modo speciale, che li affidiamo, che li affidiamo, perché grande è la loro responsabilità, perché grande è la loro responsabilità, e perciò è anche grande, e perciò è anche grande l'attacco che Satana muove contro di loro, l'attacco che Satana muove contro di loro. Difendi questi tuoi figli, difendi questi tuoi figli, liberali, liberali, rendili luminosi, rendili luminosi, rendili di nuovo puri, rendili
rendi di nuovo puri. Spazza via tutti gli errori, tutti i vizi, tutti gli scandali. Libera la tua chiesa dagli scandali, dalla pedofilia e da tutte le altre controtestimonianze. Ti affidiamo tutti gli uomini in cui si riuniscono a decidere, compreso il sinodo dei vescovi, sia il tuo spirito a regnare, a illuminare e guidare la tua chiesa, e per quanto possiamo, per quanto sta in noi che siamo piccoli, vogliamo affidare e consacrare al tuo cuore Gesù e al cuore immacolato di Maria tutti i pastori e le guide della Chiesa e infine come abbiamo detto vogliamo chiedere il fuoco un risveglio se ad Asbury c'è stato il risveglio perché non qui perché non oggi abbiamo detto prima che domani la parola del maligno noi chiediamo oggi ora fuoco, incendia i nostri cuori, incendia le nostre anime, infiammaci d'amore, illumina e ispira le nostre menti, rendici così pieni, così ardenti, e usciti di qui, non riusciamo a trattenerci, che sia più difficile trattenere la tua grazia e testimoniarla. Signore, la tua grazia vogliamo. Il tuo fuoco chiediamo. Potentemente. Non perché lo meritiamo. Ma perché il mondo ne ha bisogno. Perché il tuo cuore desidera distribuirlo. Perché il mondo sia salvato. Accogli, Padre, questa preghiera. Che ti presentiamo. Per le mani di Maria Immacolata. E per Cristo nostro Signore. Amen. Thank you.
Dirai alla selva del mezzogiorno: ascolta la parola del Signore. Dice il Signore Dio: ecco, io accenderò in te un fuoco che divorerà in te ogni albero verde e secco. La fiamma ardente non si spegnerà, e tutto ciò che si vede sarà bruciato dal mezzogiorno al settentrione. Ogni vivente vedrà che io, il Signore, l'ho accesa e non si spegnerà. Amen. 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 O Signore, la Tua parola non scende senza operare ciò per cui è stata mandata. Noi nella fede vogliamo ricevere questa grazia e Ti chiediamo di espanderla. Ti chiediamo di espanderla e realizzarla oggi, oggi, oggi. Fuoco, fuoco acceso da Te, fuoco che non si spegne. Fuoco acceso da Te, fuoco che non si spegne, fuoco che brucia, brucia ciò che è tiepido per renderlo ardente e brucia ciò che è scoria per distruggerlo, Signore. Una cosa nuova che solo Tu puoi fare, Signore. Un fuoco sacro che solo Tu puoi accendere. Amen, amen, amen. Prego il tuo corazzo, Gesù. Sei al cuore, Gesù. Deixa-se fuoco acender agora. E lasci che questo fuoco si accenda adesso. Coloca tutto il combustibile nele. Metti tutto il combustibile in lui. È il tuo peccato. Che è il tuo peccato. È la tua miseria. Che è la tua miseria. È isso che Gesù mi pede agora. È questo che Gesù mi chiede adesso. Coloca combustível no fogo do Espírito Santo. Mi dice Irani, mette il combustibile nel fuoco dello Spirito Santo. E o combustível é o teu pecado. Il combustibile è il tuo peccato. É a tua miséria humana. È la tua miseria umana. Quanto mais você se entregar a mim, più tu ti consegnerai, mais eu acenderei esse fogo. Più io accenderò questo fuoco. Seria la bara la bara la bara. Mantenha essa oração. Feche os seus olhos. Nós não estamos num espetáculo. Não é um teatro. Nós estamos num encontro de fé. Diante de nós está o Yeshua. Davanti a noi c'è
Yeshua, o soberano Deus, il sovrano Dio, o El Shaddai, il Shaddai, aquele que tudo pode, colui che tutto può, o Kadosh, il Kadosh, o Santo dos Santos, il Santo dei Santi. Adore em espírito, adoriamo lui in spirito e verità. Visualize Deus diante de você enquanto você vai. Mentre tu canti, visualize Jesus que está davanti a te. Mas não pare de cantar. Não smettete di pregare. Mantenha teus olhos fechados. Mantieni quegli occhi chiusi. Somente com a visão de Jesus. Soltanto così, cercando di avere davanti a te Gesù. Essa visão espiritual. È una visione spirituale. Segure na mão de Jesus agora. E adesso prenditi con le mani, dalle mani di Dio. Ele vai voltar com você. E lui tornerà con te. Em todas as histórias de dor e sofrimento. In tutte le tue storie di sofferenza. Jesus volta com você. Desde a tua concepção. Jesus te torna com te fino dal tuo concepimento. Gestação e nascimento. Gestazione e nascita. E ele vai passando fase por fase. E lui vuole passare momento per momento. Para curar todas as tuas feridas. Per guarire tutte le tue ferite. Visíveis ou invisíveis. Visibili o invisibili. Deus quer curar a nossa alma. Dio guarisce la nostra anima. Você que foi rejeitado no ventre materno. Tu que sei stato rifiutato nel tempo materno. E a tua vida não tinha valor algum. E la tua vida non aveva nessun valore. Era só tristeza. Era solo tristezza. Nada dava certo contigo. E nulla ti riusciva bene. Você foi rejeitado, rejeitada no ventre materno. Tu eri stato rifiutato dal grembo materno. Deus está destruindo esse mal. E Dio sta distruggendo questo male. Ele está amando você agora. E adesso ti sta amando. Sinta o amor de Deus. Senti l'amore di Dio. Algumas pessoas sentem vontade até de chorar. Alcuni sentite il desiderio di piangere. Não tenha medo. Non abbiate paura. Derrame as tuas lágrimas diante do Senhor. Puoi lasciar cadere le tue lacrime davanti al Signore. Pessoas que eram tristes. C'erano persone che eravate tristi. Porque trazem o véu da morte. E che portavate il velo della morte. A dor de ter perdido um ente querido. A dor de perder um ente querido. Avevi perso una persona cara. Deus está te curando agora. E Dio ti sta guarendo adesso. Deus está curando você. Dio ti sta guarendo. E quando era criança. Que quando eri bambino. Os seus pais te levaram em lugares ocultos. I tuoi genitori ti avevano portato in luoghi occulti. E vencedores e curadores. Da intercessori, da guaritori. Deus está libertando você. Dio ti sta liberando. De toda a contaminação. Di ogni contaminazione. Vai orando. Pregate, continuate a pregare. Respire profondamente. Respira profondamente. Sinta o refrigério de Deus na tua alma. Sinta il refrigerio di Dio nella tua anima. Quantas pessoas atormentadas. Quante persone tormentate. Perché foram traídas. Perché erano state portate. Abandonadas. Erano state tradite e abbandonate. E tinham dores profundas na alma. Tristeza, angústia. Tristeza, angústia. Sentimentos de solidão. Sentimentos de solidão. Deus está libertando você. Deus está liberando. Respire profundamente. Respira profundamente. O Senhor vai nos dar a graça. O Senhor te dará a graça hoje. De nascermos novamente. De nascer novamente. Não mais do ventre da nossa mãe. Não più da madre, mas agora do ventre de Maria. Ma dal grembo di Maria. O Espírito Santo te faz novo. E lo Spirito Santo che ti fa nuovo. Respira. Respira profondamente. Sopra su di noi, Espírito Santo. Soffia su di noi, Espírito Santo. O hálito da vida. L'alito della vita. Queremos nascer de novo. Vogliamo nascere di nuovo. Espírito. Respira profundamente.
alcune persone vanno riposo, alcune persone andranno in riposo. Non si preoccupi, non preoccupati. Sinta essa grazia. Senti solo la grazia. Se vai ouvindo gli strumenti, stiamo toccando. E adesso ci accompagnerà la musica solo strumentale. Ascolti. Ascolta. Gesù verrà vicino a te. Ele vai tocar sobre tuas feridas. E lui toccherà sulle tue ferite. Ele vai curar você. E lui ti guarirà. Entregue todo o teu ser a Jesus. Consegna-te completamente a Gesù. O Senhor cura você dessa anemia profunda. E il Signore ti guarisce da questa anemia profonda. Pessoas com problemas de leucemia. Persone che avevano problemi di leucemia. Desequilíbrio nas plaquetas do sangue. Avevano lo squilibrio nelle placche del sangue. Deus te cura da esclerose múltipla. Dio ti guarisce dalla sclerosi multipla. Deus te cura dessa paralisia facial. Dio ti guarisce da questa paralisi facciale. São muitos os milagres que ele está concedendo. Sono molti i miracoli che lui sta concedendo. Canta pro teu Deus. Cantiamo al nostro Signore. Enquanto ele vai até você. Cantiamo il suo nome mentre lui viene a te. Ricevi il tuo miracolo, possiamo guardare lui adesso che sta in mezzo a noi, che passa in mezzo a noi. Grazie. Ogni che aveva avuto un cuore di seno già come
in altre parti del mondo e che abbiamo già una metà stessa in altre parti del mondo. Dio ti sta cercando, Dio ti sta guarendo, Dio ti guarda ancora, Dio ti libera adesso di ogni schiavitù, di ogni schiavitù, non sei soffria finanziariamente, Deus está te libertando agora. Está liberando adesso. Uma unção de destruição ele derrama sobre vocês. Deus restaura o matrimônio. Deus está restaurando o matrimônio. Deus está dando a graça na gestação do teu matrimônio. Deus está dando a graça na gestação do teu matrimônio. Ele te diz: tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível para aquele que crê. Oh,
Certamente a fare qualcosa, molte cose hai fatto, come ha detto già, ha annunciato già Ironì, ma molte altre cose ancora le farai, alcune cose le hai iniziate, forse le vedremo tra qualche giorno, tu sai, secondo i tuoi tempi, il tuo amore, poi c'è ancora tutto il pomeriggio. Ora vogliamo concludere, ricevere la benedizione finale, conclusiva. Invito già le sorelle a avvicinarsi poi con le candele, poi alla conclusione andremo a rimettere il Santissimo a disposizione del nostro, chiamiamola la nostra cappellina. Ci hai dato un pane disceso dal cielo e porta in sé ogni dolcezza. Preghiamo, o Padre, nel tuo amore mirabile ci hai donato il Santissimo Sacramento come presenza e segno del tuo Figlio, anticipazione della beatitudine del banchetto dei cieli, ti preghiamo, fa che godiamo già qui in terra dei frutti del suo amore, del suo spirito e della sua vita nuova, e chiedi riverenia con te l'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio, vero uomo. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio, vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la sua Santa e Immacolata Concezione. Benedetta la sua Santa e Immacolata Concezione.
benedetta la sua gloriosa assunzione. Benedetta la sua gloriosa assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto il Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Benedetto il Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Voi sapete che questa preghiera che abbiamo detto si usa sempre nell'adorazione, questo Dio sia benedetto, ma è fatta proprio con l'intento di riparare di tutte le offese che vengono fatte al Signore. E quindi usiamola anche, impariamola a memoria possibilmente, usiamola anche nella nostra preghiera personale. Ci sono tante persone nel mondo che offendono il Signore, che si lamentano. Ecco, noi invece lodiamo e ringraziamo anche con queste parole che ci vengono in aiuto. E ora con il canto concludiamo. Osanna, Osanna. E fa ricordare também toda a graça de Deus em nós. Ma lui ci fa ricordare anche tutte le grazie di Dio in noi. E pelo Espírito Santo. E grazie allo Spirito Santo. Podemos fazer coisas maiores do que aquelas que Jesus fez. Possiamo fare anche cose più grandi di quelle che Gesù ha fatto. Essa é a promessa de Jesus. E questa è la promessa di Gesù. Recebereis o Espírito Santo. Riceverete lo Spirito Santo. E fareis coisas maiores do que aquelas que eu fiz. E farete cose più grandi di quelle che io ho fatto. Jesus deixou o Espírito Santo para ser o nosso amigo. E Gesù ha lasciato lo Spirito Santo perché fosse il nostro amico. E o amigo é aquele que a gente conversa com ele. E l'amico è colui con il quale parliamo. E ele fala conosco. E lui parla a noi. Estenda suas mãos. Allora stendi le tue
Eu faço a primeira parte, a Mila traduz e vocês repetem. Allora, io faccio la prima parte, anche se avete capito, per andare in ordine, in armonia, faccio la traduzione e poi voi ripetete. Amém? Amém. Espírito Santo, alma da minha alma. Espírito Santo, anima dell'anima mia. Espírito Santo, anima dell'anima mia. Eu te adoro. Io ti adoro. Io ti adoro. Espírito Santo, vida da minha vida. Espírito Santo, vida della mia vita. Espírito Santo, vida della mia vita. Eu te amo. Io ti amo. Eu quero nessa tarde. Voglio in questo pomeriggio. Fazer a minha consagração. Fare la mia consacrazione. O meu ato de escravidão. Il mio atto di schiavitù. Il mio atto di schiavitù. Un atto matrimonial. Un atto matrimoniale. Un atto matrimoniale. Un matrimonio spirituale. Un matrimonio spirituale. Espírito Santo. Spirito Santo. Quero ser feliz. Voglio essere felice. Voglio essere felice. E tu sei la felicità del padre e del figlio per me. Tu sei la felicità del padre e del figlio per me. Tu sei la felicità del padre e del figlio per me. Por isso quero ser fiel. Per questo voglio essere fedele. Per questo voglio essere fedele. Na alegria e na tristeza. Nella gioia e nella tristezza. Nella gioia e nella tristezza. Na saúde e na doença. Nella salute e nella malattia. Nella salute e nella malattia. Na vittoria e no fracasso. Nella vittoria e nel fallimento. Nella gloria e nel fallimento. Quero ser todo seu, Espírito Santo. Voglio essere tutto tuo, Espírito Santo. Voglio essere tutto tuo, Espírito Santo. Por isso vem falar em mim. Vieni a parlare in me. Vieni a parlare in me. Vem pensar em mim. Vieni a pensare in me. Vieni a pensare in me. Vem fazer todas as coisas comigo. Vieni a fare tutte le cose con me. Vieni a fare tutte le cose con me. Quero ser possuído por ti. Voglio essere posseduto o posseduta da te. Voglio essere posseduto da te. Para ser livre, totalmente livre. Per essere completamente libero o libera. De toda a possessão maligna. Di ogni possessione maligna. Di ogni possessione maligna. Pois sinto e tenho extrema necessidade de ti. Io sento di avere estrema necessità di te. Io sento di avere estrema necessità di te. Vem, Espírito Santo. Vieni Spirito Santo, vieni Spirito Santo, mi guarda e crescendo Spirito Santo, vieni Spirito Santo. Thank you.
coração está cheio. La tua bocca parla quando il tuo cuore è pieno. E do che a tua bocca tem falado? E che cosa ha parlato la tua bocca fino adesso? Você tem falado coisas boas? Palavras positivas. Parole positive. Você tem falado coisas que constroem a vida. Parole che costruiscono la vita. Ou você tem blasfemado. Oppure hai bestemmiato. Você tem falado palavrões. Ou hai parolacce. Ou até mesmo palavras de maldições. Ou anche usi parole perfino di maledizione. Que tipo de palavra tem saído da sua boca? A ciência nos diz pela psicologia. La scienza e la psicologia ci dice che tutto aquilo che a gente somatizza, che tutto quello che noi somatizziamo è o che nós vamos viver. È quello che noi vivremo. Se io somatizzo as coisas negativas, se io somatizzo le cose negative, eu vou ser uma pessoa destruída. Io sarò soltanto distrutto. Mas se eu somatizo coisas boas, invece se io somatizzo le cose buone, eu serei uma pessoa vitoriosa. Io sarò una persona vittoriosa. Seja positivo. Allora siate positivi. Tenha palavras de bênção na sua boca. Usa parole di benedizione nella tua bocca. A palavra tem muito poder. La parola ha molto potere. Muito poder. Molto potere. Ela pode construir e destruir. La parola può costruire o distruggere. Ela pode abençoar ou amaldiçoar. Può benedire o maledire. Nós precisamos tomar muito cuidado. E dobbiamo essere molto attenti. Muitas das desgraças da nossa vida. Molte disgrazie nella nostra vita. Vem das palavras. Avvengono tramite la parola. Aonde os nossos olhos estão voltados? Dove i nostri occhi sono rivolti? Você tem olhado para o céu ou para o inferno? Tu guardi verso il cielo o guardi l'inferno? Você tem olhado para as maravilhas que Deus fez para você? Tu guardi verso le meraviglie che Dio ha compiuto per te? O inferno que o diabo preparou para você? O inferno che il diavolo prepara per te? Tem gente que só sabe ver coisa negativa. Ci sono persone che vedono solo cose negative. Sono coisas que não prestam. Que tipo de site você tem acessado na internet? Que tipo de site vai visitar em internet? Que tipo de mensagem você tem mandado para as pessoas? Que tipo de mensagem mande às pessoas? Muitas vezes nós ficamos multiplicando fake news. Muitas vezes nós multiplicamos e fake news. Pegamos uma notícia mentirosa. Prendiamo una notizia bugiarda. E espalhamos aquela notícia. Destruímos a vida da pessoa. E distruggiamo la vita delle persone. Semeamos a desgraça. Semeiamo le disgrazie. E isso vai atrair desgraça para nossa vida. E questo attira le disgrazie nella nostra vita. É, um dia uma pessoa chegou e falou para mim assim. Un giorno una persona è venuta da me e mi ha detto. Aquela pessoa lá não pode estar na igreja. Quella persona non può stare nella chiesa. Porque é uma pessoa adúltera. Perché è una persona adultera. E aí eu perguntei para a pessoa. E io gli ho chiesto a questo che mi stava parlando. Você já praticou adultério com aquela pessoa? Foi praticato l'adulterio con questa persona? No, no. E lui ha detto no, no. Então como é que você sabe que é uma pessoa adúltera? Allora come sai tu che quello è adultero o adultera? Questo qua. Percebam. Às vezes a gente fica semeando mentiras. Vedete, a volte noi seminiamo bugie. E destrói a vida das pessoas. E distruggiamo la vita delle persone. Destrói a graça de Deus. E distruggiamo la grazia di Dio. Nós não podemos ser pessoas que mentem. E noi non possiamo essere persone che dicono bugie. Nós somos filhos de Deus. Perché noi siamo figli di Dio. E Satanás é o pai da mentira. E Satana è il padre della menzogna. A gente semeia a mentira. E quando noi seminiamo le bugie, nós nos tornamos filhos de Satanás. Noi diventiamo figli di Satana. E nós não somos. E noi non lo siamo. Nós somos filhos de Deus. Noi siamo figli di Dio. Então toma muito cuidado. Allora siate attenti. Aquilo que você tem buscado com a tua visão. Quello che tu hai cercato con la tua visione. Aquilo que você tem construído com as suas palavras. Quello che tu hai costruito con le tue parole. E o que você tem dado atenção com seus ouvidos. E a che cosa tu presti attenzione con il tuo udito.
Eu, por exemplo, não leio nenhuma mensagem que não seja cristã. Eu, por exemplo, eu faço a cerca de não ler nenhum mensagem que não seja cristã. Deleto tudo. Cancelo tudo. Quando uma pessoa começa a me mandar mensagem muito negativa, quando as pessoas começam a mandar mensagens negativas, mesmo que seja para pedir oração, anche dicendo, chiedendomi preghiere, eu deleto. Io lo cancello. Eu não quero ser uma pessoa negativa. Porque eu não quero diventare uma pessoa negativa. Eu tenho que me alimentar de coisas positivas. Eu devo cibare, nutrire de coisas positivas. Entende? Assim deve ser a nossa vida. É assim deve ser a nossa vida. E o Espírito Santo nos conduz. E o Espírito Santo te conduzirá. Há poucos dias eu estava nos Estados Unidos. Porque já me falaram nos Estados Unidos. E eu não falo nada em inglês, como já expliquei para vocês. E como eu já tenho uma pula em inglês. Eu estava em South Carolina, Carolina do Sul. South Carolina. E cheguei na igreja. Allora sono arrivato nella chiesa. E uma senhora com um tumor enorme no pescoço. E è venuta una signora che aveva un tumore molto evidente qua nel collo. E ela pegou no meu braço e falava comigo, falava comigo. E mi ha preso dal braccio e mi parlava, mi parlava. Eu não entendia nada. E lui non capiva nulla. Então eu pedi, Espírito Santo, o que essa mulher está falando? Allora dentro di me ho chiesto, Espírito Santo, que cosa me está dizendo questa donna? E eu senti o Espírito Santo dizendo assim. Ela quer a cura do tumor que está no pescoço. Io ho sentito che lo Spirito Santo mi diceva che lei aveva bisogno di essere guarita del tumore che aveva al collo. Io coloquei a mano no pescoço dela e comecei a orar. E allora ho cominciato a mettere la mia mano sul suo collo. E ela continuava falando. E lei continuava a parlare. De repente ela entrou no repouso do Espírito. E poi è entrata nel riposo dello Spirito. E o coordenador chegou e falou: você está louco? E o coordenador que me aveva invitado me deu um passo. Mas como você pode pôr a mão no pescoço dessa mulher? Como pôr meter a tua mão sobre o colo dessa donna? Aqui nos Estados Unidos não pode fazer isso, não. Negli Stati Uniti non puoi fare questo. Ainda mais se uma pessoa americana. E ancora di più se la persona è americana. Não se pode. Não pode. Mas eu falei, ela pediu isso para mim. Allora io gli ho detto, ma lei ha chiesto questo a me? Ela não pediu nada. E lui mi ha detto, no, lei non ti ha chiesto nulla. Eu falei, sim, eu entendi que o Espírito Santo dizia, ela quer a cura do câncer do pescoço. Allora io ho sentito che lo Spirito mi diceva che lei voleva essere guarita del suo tumore. E ele disse, não, ela só estava perguntando, dizendo, eu quero um sacerdote para confessar. Invece lei mi stava chiedendo, voglio un sacerdote per confessarmi. Eu estou voltando do médico. Perché io sono appena tornata dal médico. Eu estou aqui com meu marido e meu sogro. E io sono qua con mio marito e mio suocero. E o médico me deu 3 dias de vida. E il medico mi ha dato 3 giorni di vita. E eu não quero ir para o inferno. E io non voglio andare no inferno. Eu quero ir no céu, eu preciso um padre para confessar. E io voglio un sacerdote per confessarmi. Você é sacerdote? E mi stava chiedendo, io tu sei sacerdote. E eu entendi que ela queria cura. E eu não capito que ele queria a cura. Quando a gente conversa humanamente. Quando nós parliamo humanamente. Exato. As conversas são confusas. Le nostre conversas são confuse. Mas quando falamos na linguagem do Espírito Santo. E invece quando parliamo na linguagem do Espírito Santo. O demônio não pode intervir. Il demonio non può intervenire. O demônio não pode causar confusão. Il demonio non può causare confusione. O demônio não conhece a oração em línguas. Perché il demonio non conosce la preghiera in lingue. Porque é uma oração pura. Perché è una preghiera pura. Porque o Espírito Santo vai interceder ao Pai e ao Filho por cada um. E lo Spirito Santo che intercede presso il Padre e il Figlio per ciascuno. O coordenador falou: vai lá com a sacristia que vai dar problema. Sai daqui. Esci da qui, vai nella sacrestia perché sennò ci saranno problemi. Io fui per sacrestia e fui lì quietino. Allora io sono arrivato nella sacrestia e sono rimasto tranquillo. E Signore, tenga compassione di me. Allora ho cominciato a dire, Signore, abbi compassione di me. E è arrivato il sacerdote. È arrivato il sacerdote. Grazie a Dio, ele era brasileiro. Ed era un brasiliano. E io falei, Signore, você me ajuda demais. Come tu è bom para comigo, Signore. Allora ho ringraziato Dio perché era molto buono, che come mi aiuta in ogni momento. E eu falei, olha, deu uma confusão ali na entrada da igreja. Allora mi ha detto a questo sacerdote, c'è una confusione nell'ingresso della chiesa. Non ti preoccupa. E lui mi ha detto, non preoccuparti. Se c'è qualche problema, io sto qui. Se ci sono problemi, io sono qua. E
Vamos rezar a missa bem rápido. Adesso faremo la celebreremo la messa velocemente. Quero participar do louvor com você. Perché voglio partecipare nella lode questa sera con voi. Eu quero viver o batismo no Espírito nessa noite. Eu voglio vivere il battesimo nello spirito. Eu estou com saudade dos nossos louvores no Brasil. Con nostalgia delle nostre lodi nel Brasile. E você está lá na frente. Para ninguém incomodar você. E lui mi ha detto, mettiti davanti così nessuno ti disturba. Aí fiquei bem quietinho a missa toda. Sono rimasto lì davanti. Per la messa. Quando a missa está terminando. E quando la messa stava finendo. Aquela senhora foi à frente. Quella donna è andata davanti. E pediu ao padre, eu quero falar. E gli ha detto al sacerdote, voglio parlare. Io comecei a pensare sul problema. Allora io ho cominciato a pensare a me e ho detto, adesso ci sarà un problema. Che cosa ho fatto? E ela foi ao microfone e disse. E lei ha preso il microfono e ha detto. Eu cheguei aqui nessa igreja. Io sono arrivata in questa chiesa. O médico tinha me dado somente 3 dias de vida. E il medico mi aveva dato soltanto 3 giorni di vita. E eu estava procurando um padre para confessar. E io stavo cercando un sacerdote per confessarmi. E aquele padre ali me atendeu. E quel sacerdote mi ha ricevuto, diceva di lui. Eu não tinha entendido nada. E io non avevo capito nulla. E o meu tumor desapareceu. E il mio tumore è scomparso. Ela estava completamente curada. E lei era completamente guarita. Entenda, o Espírito Santo faz um milagre. Vedete come lo Spirito Santo compie il miracolo. Daí eu fui em vários outros estados. E da lì poi io non sono andato in altri stati. New Jersey, Philadelphia, Charleston. E aonde eu estava, aquela mulher com o marido dela estavam junto para dar o testemunho do milagre. E dopo sono andato con questa donna e venuta con suo marito per dare la testimonianza. E cada lugar que eles davam testemunho. E in ogni luogo dove lei dava la sua testimonianza. Muitas pessoas eram curadas milagrosamente. Molte persone restavano guarite miracolosamente. Pelo testemunho. Grazie alla testimonianza. Eu preciso testemunhar. E quindi bisogna testimoniare. O poder da palavra boa. Vedete come è il potere che ha la parola buona. Eu fui convidado a pregar na Coreia do Sul. Una volta sono stato invitato a predicare nella Corea del Sud. E io non parlo muito bem nem o português, quanto mais o coreano. É puro em português, figurate em coreano. E eu não sabia o que eu ia encontrar, eu estava em Tel Aviv. Allora io ero a Tel Aviv, in Israele. 3 quilômetros de Jerusalém, mais ou menos, eu estava em Betânia. Ero a Betânia, a 3 quilômetros de Jerusalém. E eu precisava ir a Tel Aviv e pegar um voo para ir a Seul, na Coreia. E dovevo arrivare a Tel Aviv per andare a Seul, in Corea. Foi uma viagem muito boa. È stato un viaggio molto buono. Per non parlare altra cosa. O sofrimento foi muito grande. Não volevo dire un'altra cosa, perché la sofferenza è stata tanto grande. A primeira escala minha de Tel Aviv foi em Moscou. La prima scala che ho fatto è stata a Mosca. Na Rússia. In Russia. Misericórdia. Eu desci do avião. Sono sceso dall'aereo. E mostrei o meu cartão de embarque. E io ho fatto vedere la mia carta di embarque. E a pessoa non entendia nada. E la persona non mi capiva nulla. E eu estava na frente do portão 35. E ero davanti al portone numero 35. E ela escreveu para mim 235. E lei ha scritto per me 235. O meu portão é 235. E il tuo portone è 235. Eu corri para chegar no portão 235. Di corsa per arrivare in questa porta. Quando eu cheguei mais ou menos no 210. Quando sono arrivato più o meno al 210. Non suportava mais. Non riuscivo più a resistere. E io olhava na tela, o meu voo non estava na tela. E nello schermo non c'era più il mio volo. Então eu perguntei para outra pessoa. E ho chiesto ad un'altra persona. Onde é esse voo? Dov'è questo volo, questo numero di volo? E a pessoa disse assim, portão 35. E la persona mi ha detto che è portone 35. Aonde eu estava? E dove stavo io prima? E eu tive que voltar correndo até o portão 35. E sono tornato nuovamente al portone 35. Eu não sabia qual era o fuso horário da Rússia. E non sapevo qual era il fuso orario con la Russia. Il mio orario estava atrasado 2 horas. Perché il mio orologio era indietro di 2 ore. E problema. E quindi
questo problema. Quando cheguei no portão 35. E quando sono arrivata al portone 35, alla porta. Havia una persona che parlava spagnolo. C'era una persona che parlava spagnolo. E io pude me comunicare con lei. Allora sono riuscito a comunicare con lei. Io stavo incharcato di suore. E io ero bagnato di sudore. È come se tivesse tomato un bagno con roupa e tutto. Avrei voluto prendere il bagno con tutto vestito. E ela viu meu desespero. E lei mi ha visto che ero disperato. Calma. E mi ha detto, tranquillo, calmati. Dio già ti ha benedetto. Dio ti ha già benedetto. Aí io falei, agora eu sei perché eu estou sofrendo. Allora ho detto, adesso so perché sto soffrendo. Até agora eu falei só com as pessoas. Fino adesso ho parlato solo con le persone. E eu não falei com Deus. E non ho parlato con Dio. Enquanto eu estou falando com as pessoas, eu fico correndo de um lado para o outro. E mentre parlo con le persone, correre da una parte all'altra. Quando io parlo con Dio, invece quando parlo con Dio, risolvo il mio problema. Lui risolve i miei problemi. E ela falou, você tem uma hora ainda para embarcar. E lei mi ha detto, calmati perché hai ancora un'ora per imbarcarti. Embarquei e cheguei na Coreia. Allora mi sono imbarcato e sono arrivato a Corea. Che giornata di milagri. E c'è stata una giornata di miracoli. Un sacerdote, il tema do incontro era cura do cego Bartimeo. Il tema della giornata era la guarigione del cieco Bartimeo. E io disse al traduttore, leia il Vangelo. Allora gli ho detto al traduttore, leggi il Vangelo. In coreano. In coreano. E depois a gente faz a catechese. Dopo facciamo la catechesi. Quando ele começou a ler o Evangelho. E quando lui ha cominciato a leggere il Vangelo. Un sacerdote che stava cieco da 10 anni. C'era un sacerdote che era cieco da 10 anni. Por causa do diabetes. A causa della diabete. Foi curado. È stato guarito. Só com la lettura della parola. Solo con la lettura della parola di Dio. Come aconteceu. Nós precisamos proclamar a palavra de Deus. Ma noi abbiamo bisogno di proclamare la parola di Dio. A palavra humana causa muita divisão. La parola umana causa divisione. Atrasa a obra de Deus. E ritarda l'opera di Dio. Divide a igreja. E divide la chiesa. Causa guerra. E causa la guerra. E coloca pânico nas pessoas. E provoca il panico nelle persone. A palavra de Deus constrói. La parola di Dio costruisce, cura, guarisce. Foi um encontro de muitos milagres. E quindi foi um encontro de muitos milagres. Eu tinha que voltar para o aeroporto. Io dovevo tornare all'aeroporto. Eu estava com um grupo de peregrinos que já estava em Seul. E io ero con un gruppo di peregrini che erano già in Seul. E se eu não chegasse, todos eles ficariam bloqueados. E se io non arrivavo, tutti restavano bloccati. Então eu fui correndo para o aeroporto quando terminou o encontro. Dopo l'incontro, allora sono andato nuovamente di corsa. É uma coisa muito louca. Era uma coisa pazza. Com Deus as coisas não são fáceis. Con Dio le cose non sono facili. Se você quer coisa fácil. Se volete le cose facili. Vai para o inferno. Andate in inferno. Tudo fácil. O inferno não tem custo de passagem. Per arrivare all'inferno non c'è un costo del biglietto. O caminho é largo. Il cammino è largo, ampio. A propaganda de Satanás é que nem as propagandas do mundo. La propaganda di Satana no, sono come le propaganda del mondo. È encantadora. Ela te encanta, ela te seduz. Ti seduce e ti incanta. Deus não engana ninguém. Invece Dio non inganna nessuno. O caminho de Deus é o caminho da cruz. Il cammino di Dio è il cammino della croce. O caminho do sofrimento. È il cammino della sofferenza. È un cammino da lutta. Il cammino della lotta. È un cammino da fé. Il cammino della fede. Io cheguei no aeroporto un casal coreano con câncer, os dois. Allora sono arrivato nell'aeroporto di Seul e c'era una coppia che avevano il tumore tutti e due. Estavam desenganados. E non avevano più speranza. E os dois erano médicos. E tutti e due erano medici. Eles sabiam que eles não tinham cura pela medicina. E loro sapevano già che non c'era più nulla da fare. E eles viram aqueles milagres che aconteceu no encontro. E loro hanno visto tutti i miracoli che erano accaduti durante l'incontro. Eles foram para o aeroporto. E sono andati nell'aeroporto. E ali no aeroporto, eles pediram oração. Mi hanno chiesto di pregare per loro. Eles tinham duas filhas. E avevano due bambine. Una di 9 e una di 6 anni. Una di 9 e l'altra di 6 anni. E come che vuoi orare in coreano? Allora io come faccio a pregare in coreano? Shalab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 al
orando em língua. Xalabarana. E eu tô orando em línguas. Estava pregando em línguas. E as crianças começaram a conversar uma com a outra. E as famílias não cominciaram a falar entre si loro. Não sei, não sei o que elas estão entendendo. Allora, hanno detto, chissà che cosa stanno capendo. Não fazia gesto, não, não, não. Ria, ria. E loro facevano uma lata dei gesti e poi ridevano. Então chamei o tradutor e falei, conversa com aquelas meninas. Allora, eu chamo o tradutor e eu falo, parla com as meninas. O pai e a mãe com câncer e elas rindo e discutindo, o que é isso? E i padri, i genitori sono con il tumore e loro ridendo, discutendo tra di loro, cosa è questo? Ele sentou no chão do aeroporto. E il traduttore si è seduto sul pavimento nell'aeroporto. E começou a conversar com as meninas. E cominciato a parlare con le bambine. E de repente ele começou a chorar. E poi ha cominciato a piangere. Meu Deus, será que eu fiz alguma coisa de errado? Agora eu pensava, eu disse, será que eu faço qualcosa de sbagliato? Será que não pode tocar nas pessoas aqui na Coreia? Será que eu não posso tocar nas pessoas aqui em Coreia? Porque tem gente que quer mandar mais do que Deus. Tem gente na igreja que quer mandar mais que Deus. Porque são pessoas na igreja que vogliono comandar più di Dio. É, não pode pôr as mãos nas pessoas. Não pode tocar nas pessoas. Jesus disse que era para impor as mãos sobre os enfermos. Jesus disse para impor as mãos sobre os malati. Jesus não disse que era para o sacerdote impor as mãos sobre os enfermos. Jesus não disse que dovevano essere solo i sacerdoti a impor le mani. Ele disse que era para impor as mãos sobre os enfermos. Jesus disse que imporete le mani sui malati. E eles seriam curados. E essi saranno guariti. Meu Deus, será que na Coreia tem algum problema? Allora io ho detto a me stesso, sarà che qua in Corea c'è qualche problema. E eu falei, traduttore, mi raccomando. Allora gli ho detto al traduttore, vieni. O que está acontecendo? O que está sucedendo? Ele falou assim, eu sou encantado com o Espírito Santo. Lui mi ha detto, io sono incantato per quello che fa lo Spirito Santo. Enquanto você está orando em línguas. Mentre tu stavi pregando in lingue. Há de 9 anos. Quella di 9 anni, la bambina di 9 anni. Ela entende você rezando a Salve Rainha em coreano. Lei ha capito che tu stavi pregando la Salve Regina in coreano. E a pequena. E la piccola. Ela entende que você está rezando o Pai Nosso em coreano. Ha capito que está pregando o Padre Nosso em coreano. E elas estão discutindo sobre isso. E loro stavano discutendo su questo. Uma diz é Padre Nosso. E una diceva, no, está pregando o Padre Nosso. Salve Regina. E diceva, l'altra diceva, no, è Salve Regina. Io só estava orando em língua. E io stavo solo pregando in lingua. Um mês depois. Dopo un mese. Esse casal foi ao Brasil em rede nacional. E questa coppia sono andati in Brasile a testimoniare nella televisione accompagnando con il bispo deles. E accompagnato dal loro vescovo. E eles estavam completamente curados. Ed erano rimasti completamente guariti. Olha o poder da oração. Vedete il potere della preghiera in lingue. Si apra al dono dello Spirito. Allora apriamoci al dono dello Spirito. Põe a mão no seu coração. Vi invito a mettere la tua mano sul tuo cuore. Feche seus olhos. E chiudi i tuoi occhi. Você não precisa ver a minha beleza. Voi non dovete guardare che sono bello. Deus è molto mais lindo do Dio que è più bello di me. Eu só sou uma criatura bela de Deus. Io sono solo una creatura bella. Eu me acho muito lindo. Io penso che sono bello. A minha mãe diz que eu sou lindo. Minha madre mi dice che sono bello. A minha esposa diz que eu sou lindo. La mia moglie mi dice che sono bello. E eu acredito nisso. E io credo in questo. Então você não precisa ver a minha beleza. Allora non dovete guardare me. Che sono i seus olhos. Chiudi i tuoi occhi. Io quero te levar a uma experiência do batismo. E io voglio, desidero portarti a vivere l'esperienza del battesimo dello Spirito. Respira profondamente. Respira profondamente. Io chiedo che il peccato mi aiutasse ancora. Allora chiedo soltanto alla tastiera, al tastierista che faccia un sottofondo musicale. Un fondo musicale dello Spirito Santo. Respira profondamente. Respira profondamente. E fala Espírito Santo. E ripeti, Spirito Santo. Vieni 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 Spirito Santo. Vieni, scendi Spirito Santo. E agora come una criança. E adesso come un bambino. Scegli una vocale. Scegli una vocale. Qualquer una delle. Una delle cinque vocali. E vai sussurrando suavemente. E comincia a sussurrare suavemente. Vieni. Quella vocale che hai scelto.
Come un bambino. Come un bambino. Vai dando volume nessa. Dai, alza, dai volume. Vai colocando o som da tua voz. E piano piano lascia uscire la tua voce. Até chegar à altura mais alta que você puder. Fino ad arrivare al più alto che puoi. Quanto mais forte for essa oração, più forte sarà questa preghiera. Será maior o milagre de Deus. Saranno i miracoli di Dio. Força, força. Forza. Força, força. Nella fede io ti invito.
tome posse dessa graça. Fica de pé. Somente as pessoas que estão sendo curadas agora. Você não tem a comprovação médica. Mas na fé você pode tomar posse da graça. E depois a medicina vai comprovar. Pode se levantar. Você que pedir a cura dos olhos. Vai se levantando, não tem medo. Tem mais pessoas. Pode levantar. Tem mais pessoas. Pode levantar. Cura,
Deus te curou, pode ficar de pé. Diventa rigida. Il corpo diventa rigido. Entendi? Avete capito?
tem uma pessoa que você tinha um tumor, uma bola do seu lado esquerdo. Tinha uma pessoa que havia um tumor como se fosse uma palha da tua ministra. Ela desapareceu. Como passa? Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Pode colocar na mão, não tem mais. Pode escrever, eu tomo a mão e não te sabia. Deus já realizou essa graça. Dio, mi ha già fatto questa grazia. Chi è questa persona? Che aveva una cosa, un cisto, non so, qualche cosa. Una erba, una palla che aveva nella tua sinistra. E già scomparsa. Se non tem mais, Deus já te curou. Il Signore ti ha guarito. Essa è la grazia. Questa è la grazia. São João diz na sua primeira carta. San Giovanni dice nella prima lettera. A fé, la fede, é a vitória que vence o mundo. È la vittoria che ha vinto il mondo. Quando eu vou nos encontros, as pessoas dizem, eu quero conversar com você. Le persone a volte mi dicono, io voglio parlare con te. Eu digo, mas fala com Deus. Allora io dico normalmente, parla con Dio. Eu não posso dire. Io non posso fare nulla. Eu sou comum come você. Io sono un uomo comune come ciascuno di voi. Eu não posso fazer nada. Io non posso fare nulla. Mas Deus pode fazer tudo. Ma è Dio che può compiere você. Tutto. Pode ficar de pé, em nome de Jesus. Tu puoi vedere di Dio? Sim, credi. Credi? Sì. Vedi di ieri? Viva Jesus. Viva Jesus. O mundo de hoje está muito perturbado. Nel mondo oggi le persone sono molto perturbate. Porque a gente fica só ouvindo notícia ruim. Perché noi cominciamo a sentire soltanto notizie brutte. É guerra. E c'è la guerra. È terremoto. Ci sono i terremoti. È crisi finanziaria. C'è la crisi finanziaria. È problema politico. Ci sono problemi politici. È assalto, sequestro. Ci sono sequestri. È gente morrendo di fome. Persone che muoiono di fame. E se você ficar escutando essas notícias? Se noi ascoltiamo solo queste notizie, mude o cenário. Comece a escutar a notícia boa. Invece dovete cominciare ad ascoltare la parola buona. Aqui está a boa notícia. Perché qui c'è la notizia buona. Não tem notícia melhor que essa. Non c'è notizia migliore di questa. Aqui está a boa notícia. E qui sta la buona notizia. A palavra de Deus traz todas as respostas que nós precisamos. La parola di Dio porta tutte le risposte ai nostri problemi. Pela palavra de Deus nós saberemos por onde caminhar. Grazie alla parola di Dio noi sapremo dove dobbiamo camminare, dove dobbiamo andare. Ela é luz e verdade. Perché la parola è luce e verità. A palavra de Deus. La parola di Dio. Tem todas as respostas que precisamos para a nossa vida. Troviamo tutte le risposte di cui abbiamo bisogno per la nostra vita. Quando você beija a palavra de Deus. Quando tu bati la parola di Dio. Tu beija Deus. Tu bati Dio. Quando tu anda com a palavra de Deus. Quando tu cammini con la parola di Dio. Tu caminha com Deus. Tu cammini con Dio. A palavra de Deus é como GPS. E la parola di Dio è come un navigatore. Que vai nos levar para o céu. Que te porta ao céu. Sem a palavra de Deus. Senza la parola di Dio. É impossível chegar no céu. Impossível arrivare al cielo. É impossível. É impossível. Mais vale confiar em Deus do que nos homens. E dobbiamo confidare di più in Dio che negli uomini. Essa é a certeza da vitória. E questa è la certezza della vittoria. É o Espírito Santo que nos conduz para essa vitória. È lo Spirito Santo che ci conduce alla vittoria. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Negli Atti degli Apostoli, primo capítulo, versetto 8. Recebereis o Espírito Santo. Dice, riceverete lo Spirito Santo. E sereis minhas testemunhas. E sarete i miei testimoni. Abraça de novo o teu peito. Adesso metti nuovamente la tua mano sul tuo petto. E repete junto conosco. E ripete insieme a noi. Ouvinte Espírito Criador. Vieni Spirito Creatore. As nossas almas visitai. Visita le nostre anime. Ó, oh,
Vinde Espírito de Deus. Vieni Spirito di Dio. As nossas almas visitarem. Visita le nostre anime. Più forte. Nosso coração enchei de amor. Riempi il nostro cuore di amore. Nossa fraqueza. La nostra fragilità. Encorajai. Vieni a incoraggiarci. Espírito Santo. Espírito Santo. Alma da minha alma. Alma dell'anima mia. Espírito Santo. Espírito Santo. Vida da minha vida. Vida della mia vita. Eu te amo. Io ti amo. Eu te adoro. Io ti adoro. Tu és tudo de bom para mim. Tu sei tutto il bene per me. Amém. Amém. Vejam como é importante a gente caminhar com a igreja. Vedete come è importante per noi camminare con la chiesa. Nós estamos vivendo um tempo sinodal. Stiamo vivendo in un tempo sinodale. E nesse tempo nós temos que construir a história da igreja. E in questo tempo noi dobbiamo costruire la storia della chiesa. E nós precisamos caminhar juntos. Insieme. E o Espírito Santo é que faz essa aliança de comunhão. É o Espírito Santo que faz essa aliança de comunhão. É ele que vai fazer com que as diferenças sejam superadas. É lui que te fará superar as diferenças, a diversità. Ninguém pode dizer Jesus Cristo é o Senhor. Nessuno può dire Jesus Cristo è il Signore. Senão pelo Espírito Santo. Senão pelo Espírito Santo. Nos documentos de Puebla. E nei documenti di Puebla. De Aparecida. Aparecida, em Brasília. Na Novo Milênio em 11. Na Nova Milênio em 11. A igreja nos ensina. A igreja te ensina. Não podemos fazer a história de fé. Que não possiamo fare la nostra, costruire la nostra storia di fede. Sem o Espírito Santo. Senza lo Spirito Santo. Ninguém pode evangelizar sem o Espírito Santo. Eppure possiamo evangelizzare senza lo Spirito Santo. A igreja vive de uma partícula chamada id. Id, id. Ah, la parola la chiesa vive da questa parola dice andate. Andar quer dizer evangelizar. E che dice significa vai evangelizzare. E non si può evangelizzare senza lo Spirito Santo. E non si può evangelizzare senza lo Spirito Santo. Non si può vivere una congregazione senza lo Spirito Santo. Non si può vivere in una congregazione senza lo Spirito Santo. Non si può costruire una famiglia senza lo Spirito Santo. Non si può costruire una famiglia senza lo Spirito Santo. Nós não vamos conseguir educar os nossos filhos sem o Espírito Santo. Senza lo Spirito Santo non possiamo neppure educare i nostri figli. Eu tenho um neto de 3 anos. 4 anos. Io ho un nipote di 4 anni. E esses dias eu voltei de uma missão no exterior. E in questi giorni quando sono tornato di una missione da una missione da fuori. Eu cheguei e abraçava ele, dizia Davi, vovô te ama. Allora io lo abbracciavo e gli dicevo, Davide, tuo nonno ti ama. E lui è rimasto un po'. Si è allontanato. Io pensei, sarà che lo sciocchei, sarà allora, che lo ferì. Allora ho detto, sarà che l'ho ferito, che cosa ho fatto? Se sì, sì. Un salto di palmas al nostro vicario. E aí eu disse, Davi, tuo povo ti ama. Allora gli ho detto nuovamente, Davide, tuo nonno ti ama. E no. No, lui mi ha detto. No! Sta errato. È sbagliato. Prima amare a Dio. Amare a Dio. Depois o Davide. Dopo amare Davide. Perché Davide ama primeiro a Deus. Deve amare prima Dio. E depois amare il nonno. Per amare dopo al nonno. Isso è opera do Espírito Santo. Quando a gente constrói a nossa família sobre a luz do Espírito Santo. Quando noi costruiamo la nostra famiglia sulla luce dello Spirito Santo. Tudo dá certo. Tutto va bene. Quando a gente está nervoso em casa. Invece quando siamo nervosi in casa. Quando entramos numa discussão que parece que a gente não se entende. E quando entriamo nella discussione e sembra che non ci capiamo più. Davide levanta a mão e diz. E Davide alza la mano e dice. Preghiamo che tutto si risolve. Preghiamo e vedremo che tutto si risolve.
Essa é a graça do Espírito Santo. Questa è la grazia dello Spirito Santo. O Espírito Santo destrói toda a confusão. Lo Spirito Santo distrugge ogni confusione. Ele traz a luz e dissipa as trevas. E lui porta la luce che dissipa le tenebre. Essa è a força che nós precisamos. Ed è questa la forza di cui noi abbiamo bisogno. Viver submisso ao Espírito Santo. Vivere sottomessi allo Spirito Santo. Não tenha medo de impor as mãos sobre as pessoas da sua casa. E non abbiate paura di imporre le mani sulle famiglie della tua casa. De pedir o batismo. Di chiedere il battesimo. Eu estou fazendo um curso pelo CARES. Aliás, eu recomendo que todos vocês façam. E io sto facendo un corso con CARES. Explica o que é o CARES. Ah, sì. Allora, CARES è un organismo che è stato creato grazie a Papa Francesco. Perché il rinnovamento carismatico esiste in tutto il mondo, non esiste solo in Italia, ma sapete, anzi, è nato in America, no? E quindi si è sparso in tutto il mondo. E sapete quanti sono i carismatici nel mondo? Più o meno? Sparate un numero. No, no, non tanto. I cattolici sono 1 miliardo. E i carismatici sono circa 150 milioni in tutto il mondo. E quindi non siamo soli, appunto qua, no? Allora il Papa ha detto ci deve essere un organismo che sta dentro il Vaticano che serve a questa corrente di grazia, come è stato denominato anche da padre Raniero Catalanese, del Cardinal Solens ancora molto prima. E nel rinnovamento carismatico esistono tantissime realtà che lo Spirito ha suscitato, che sono le comunità, i gruppi di preghiera, le scuole di evangelizzazione, i ministeri, le missioni, le congregazioni di uomini, di donne, eccetera, eccetera. Quindi è molto varia. Allora, il Papa ha detto, tutta questa realtà non può essere ciascuno per conto suo, così, come una isola, ma devono essere insieme, devono mettere insieme. Allora, vivere nella comunione, perché il mondo creda, perché alla fine è questo, no? Evangelizzare insieme. Quindi CARES ha organizzato un corso online quando c'era ancora la pandemia, però che sta avendo molto successo e per formare le persone soprattutto nelle cose che caratterizzano il rinnovamento carismatico. È un corso online che vi potete iscrivere, andate in CARES.international e li trovate. E a novembre, il 2, 3, 4 novembre, ci sarà un evento a Roma internazionale con tutti i carismatici. E quindi Laura dice che farete un pullman per andare là e ci troveremo là. Ci sarà il 2 incontri in 4 basiliche, il 3 e il 4 nell'aula Paolo VI e ci sarà anche Papa Francesco con noi. Quindi siete tutti invitati. E dentro desse curso, CARES. Allora, dentro questo corso CARES, um dos pregadores chamado Prado Flores. Um predicatore que se chama Pepe Prado Flores. Ele contou uma história muito interessante. Racconta una storia interessante. E o sacerdote estava saindo da igreja. O sacerdote estava uscendo dalla chiesa. E na porta da igreja. Nella porta della chiesa. Uma criança. C'era un bambino. Chupando o dedo. Che si stava succhiando il dito. E o padre disse: menino, tira esse dedo da boca. Bambino, togliti questo dito dalla bocca. Olha a pandemia. Guarda la pandemia. Tu vai se contaminar. Ti contaminerai. Tu stava pegando un monte di cose con esse dedo. E stavi prendendo tante cose con questa mano. Tira esse dedo da bocca. Togli questo dito. E il menino lo guarda. E il bambino l'ha guardato al sacerdote. E continuava a succhiare. E continuava a succhiare il dito. E il sacerdote fu embora. Allora lui è andato via. 3-4 ore depois ele voltou. Dopo 3-4 ore lui è tornato. E o menino estava na porta da igreja. E il bambino era nella porta della chiesa. Com o dedo na boca. Ancora con il dito in bocca. E o sacerdote falou, mas eu já disse para você. Allora il sacerdote dice, ma te avevo già detto. Tira esse dedo da boca. Togliti questo dito dalla bocca. Che gosto tem esse dedo? Che gusto ha questo dito? E o menino fez assim. E il bambino ha preso e gli ha detto. Esperiamo. Isso é para a gente entender o batismo no Espírito. E questo per capire che il battesimo nello Spirito, o sabor que ele tem para mim, il sapore che ha per ciascuno di noi,
non sarà il mio sapore di te. Non sarà lo stesso che quello per te. Il costo del mio dedo, solo io sei com'è. Il sapore del mio dito, sono io, qual è? Se quer experimentar? Tu vuoi provarci? No. A mesma coisa é o gosto do batismo no Espírito. Il sapore dello Spirito Santo, del battesimo. Aquilo que você vive. Tutto quello che tu vivi. È la tua esperienza con lo Spirito Santo. È la tua esperienza con lo Spirito Santo. A mia esperienza è diversa. La mia esperienza è diversa. E assim sempre será. E così sarà sempre. A igreja foi criada, nasceu pelo Espírito Santo. La chiesa è stata nata con lo Spirito, grazie allo Spirito Santo. Ela nasceu em Pentecoste. È nata nella Pentecoste. Nós somos uma igreja que nasceu pela luz do Espírito Santo. Noi siamo una chiesa che è nata dalla luce dello Spirito Santo. Deus Pai projetou a igreja desde todos os tempos. Dio Padre aveva pensato alla chiesa sin da tutti i tempi. E Jesus veio e anunciou como era o projeto do Padre. Gesù è venuto e ha annunciato come era il progetto del Padre. E em Pentecostes inaugurou a igreja. E alla Pentecoste si è inaugurata la chiesa. A igreja existe por causa do Espírito Santo. E la chiesa esiste grazie allo Spirito Santo. A igreja só tem vida por causa do Espírito Santo. E la chiesa vive solo grazie allo Spirito Santo. E quem é a igreja? E chi è la chiesa? Nós. Noi? Nós não somos a igreja. Noi non siamo chiesa. Eu sou a igreja. Io sono chiesa. Você é a igreja. Tu sei chiesa. Cada de nós é igreja. Ciascuno di noi è chiesa. Juntos nós somos uma assembleia. Noi insieme siamo assembleia. Mas cada de nós somos uma igreja completa. Una chiesa completa. Porque Deus habita em cada de nós. Perché Dio abita in ciascuno di noi. Mas quando nos unimos. Quando nos unimos, ma quando noi ci uniamo, nós ficamos fortes. Diventiamo più forti. Amém. Amém. Não falte na missa. Non saltate mai la messa. Rezi o rosário todo dia. E prega il rosario tutti i giorni. Confesse frequentemente. Confessati frequentemente. Ore sempre com a palavra de Deus. Prega sempre con la parola di Dio. Todos os dias a misericórdia. Tutti i giorni pregate la coroncina della misericordia. Amém. Amém.